TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di TG Live. Stamane a Cagliari il prefetto del capoluogo sardo ha convocato un vertice della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza dopo l'assalto armato dello scorso 28 giugno nella sede di Sassari dell'istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol, reso noto anche il bottino, una cifra record di 12 milioni di euro. I dettagli nel servizio di Eleonora Bullegas. Noi riteniamo che ci sia una banda armata o comunque più bande armate che sono tra di loro collegate. Il fenomeno è molto grave, è un fenomeno che vede bande che agiscono con strumenti micidiali, che usano arti militari. L'ha detto il procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio oggi al termine del vertice della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza convocato dal prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, al quale hanno partecipato tra gli altri i quattro prefetti sardi, quattro questori, i comandanti regionali di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Riteniamo che dobbiamo alzare il livello delle investigazioni, per cui dobbiamo mettere in campo le migliori forze investigative dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, ma anche della Guardia di Finanza, perché è chiaro che 12 milioni di euro devono essere riciclati e, come diceva Giovanni Falcone, segui i soldi e trovi gli autori del reato. Per cui, per quanto ci riguarda, sinergia, coordinamento è la parola d'ordine per sconfiggere questo gravissimo fenomeno. Abbiamo paura che questo tipo di reati possano ripetersi, per cui abbiamo una serie di proposte da inviare anche a livello centrale per modificare sia l'assetto strutturale delle forze di polizia presenti in Sardegna, sia il modo in cui intervengono. All'incontro era presente anche Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica del Tribunale di Cagliari e capo della DDA. Il fenomeno delle rapine ai portavalori, agli istituti di vigilanza, non è un fenomeno nuovo purtroppo. Si è verificato anche in passato, ci sono state indagini. Le responsabilità sono state accertate. Paolo Francesco Piras, procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari, ha aggiunto che lo sforzo è massimo per l'individuazione dei responsabili. Uno sforzo che riguarda sia l'uso delle risorse di indagini che abbiamo a disposizione e uno sforzo che riguarda anche il coordinamento sia con la procura distrettuale che con le altre procure circondariali. Il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, a margine del vertice della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, ha risposto alle domande dei giornalisti anche in merito ai femminicidi in Sardegna. L'ha sentito per noi Eleonora Bullegas. Come prefetto di Cagliari ogni settimana io convoco il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e ogni settimana noi trattiamo dai 4 ai 10 casi, addirittura 12 nell'ultimo comitato, di minacce o di maltrattamenti in famiglia. Per noi è molto importante l'opera di prevenzione, però devo dire che purtroppo, anche considerate le mie precedenti esperienze nella Polizia di Stato e in altre realtà, il fenomeno in Sardegna è molto diffuso, devo dire più nei centri al di fuori di Cagliari che a Cagliari e più tra i sardi che tra gli extracomunitari, gli immigrati presenti. È un fenomeno molto diffuso sul territorio. Noi ovviamente in comitato prendiamo sempre delle contromisure nell'immediatezza, in genere la vigilanza generica radiocollegata sotto l'abitazione della vittima, ma abbiamo dei limiti di intervento quando la molestia o il maltrattamento avviene da parte di un convivente o sulla convivente. Anche se la gazzella dei carabinieri o la macchina della polizia, l'auto della polizia è fuori casa a controllare quell'abitazione, in quel momento quello che avviene tra le mura domestiche purtroppo ci sfugge al controllo. C'è un forte sentimento di possesso generalmente da parte dell'uomo sulla donna. Nel 70-80% dei casi si tratta di donne che vogliono troncare una relazione e questo non viene accettato dal partner. Un altro dato allarmante è che molto spesso ci troviamo dinanzi a persone, parlo degli autori di questo tipo di condotta, che non hanno precedenti penali, quindi persone ordinarie, tranquille, che purtroppo dinanzi al dramma di una separazione reagiscono in questo modo. Devo dire che le donne sarde hanno un'ottima capacità di rivolgersi alle forze dell'ordine, anche questa
è un'anomalia della Sardegna, non sempre è così. Quello che io noto è che molto spesso la donna subisce quando ha paura di perdere la famiglia, quando ci sono figli minori oppure quando non sa dove andare. Io credo che un terreno di intervento dovrebbe essere quello di garantire alla donna che denuncia un adeguato sostentamento e una casa in cui abitare con i figli. Molto spesso la paura di perdere la famiglia obbliga la donna ad accettare la situazione senza potersi difendere. Alghero rimane senza voli agevolati su Roma e Milano con oneri di servizio pubblico. ITA e Aereo Italia si sfidano invece nel bando della continuità territoriale in Sardegna. I due vettori hanno infatti presentato offerte per le tratte da Olbia per Roma, Fiumicino e Milano Linate e per quelle da Cagliari per i due hub nazionali. Sull'Olbia-Roma è presente anche l'offerta della compagnia low cost Volotea e quanto è emerso all'apertura telematica delle buste per le offerte su 6 bandi relativi ai singoli collegamenti da e per l'isola da parte della commissione di gara presieduta da Fabrizio Madeddu, direttore del servizio per il trasporto marittimo e aereo della continuità territoriale dell'assessorato regionale dei trasporti. Da segnalare che ITA Airways, sia via PEC che a verbale durante lo streaming, ha voluto precisare che Aero Italia ha presentato la documentazione con l'offerta il 10 luglio, sottolineando che un operatore diligente avrebbe potuto presentare l'offerta nel termine originariamente assegnato. Il bando è stato riaperto dall'assessorato il 7 luglio, proprio nel giorno in cui era prevista l'apertura delle buste, per un problema alla piattaforma di caricamento dei documenti. Non è escluso che possano esserci ricorsi da parte di qualche compagnia aerea. Manifestazione di protesta oggi a Cagliari di Coldiretti. Alcune migliaia di agricoltori e pastori sono scesi in piazza per chiedere alla regione interventi contro la siccità. Il servizio è sempre di Eleonora Bullegas. Qui se ne fregano, nessuno paga. È ora di svoltare e ognuno si prenda le proprie responsabilità. Circa 3.000 persone hanno partecipato stamane a Cagliari alla manifestazione regionale indetta dalla Coldiretti Sardegna per chiedere alla regione degli interventi urgenti contro la siccità. Il corteo è partito da Piazza del Carmine, ha percorso via Maddalena, via Roma, viale Trieste ed è arrivato sotto il palazzo della regione in viale Trento. La numerosissima presenza di agricoltori e pastori da tutta la Sardegna dimostrano quanto è grave questo problema e sentito qui in Sardegna. Sulla siccità credo che non ci sia più un minuto da perdere. Abbiamo tantissimi allevatori che trasportano con i propri mezzi a decina di chilometri con le botti, con dei pick up, l'acqua per abbeverare gli animali. Abbiamo il problema della fauna selvatica che è arrivato il momento veramente di risolvere in maniera definitiva. Qualbu puntualizza che la contestazione non ha motivazioni né colori politici. Dopo 4 mesi dalla giunta Solina se eravamo in piazza per manifestare i ritardi sui pagamenti, altrettanto facciamo adesso per la giunta Tolle nonostante si sia insediata da poco. È finita la luna di miele, bisogna iniziare a dare risposte, risposte concrete nei tempi degli agricoltori e degli allevatori e non dalla politica. Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, ha aggiunto che la manifestazione si è resa necessaria nonostante il caldo torrido. Migliaia di agricoltori hanno sceso di stare in piazza per denunciare la gravissima situazione dovuta alla siccità sulla quale abbiamo chiesto interventi urgenti, acqua per gli animali, foraggi per gli animali e la possibilità di ristorare anche con un po' d'acqua le colture in atto, quelle ortofrutticole e quelle orticole. La giunta si è appena insediata, abbiamo di fronte 5 anni, vogliamo che si parta col piede giusto, con la possibilità di impostare cambiamenti radicali in agricoltura. Burocrazia zero, nuove norme per quanto riguarda l'energia, nuove norme per quanto riguarda la possibilità di riorganizzare l'assessorato con servizi all'agricoltura e agli agricoltori che siano utili. Sono stati presentati questa mattina a Palazzo Ducale i nuovi assessori che affiancheranno il primo cittadino Giuseppe Mascia nella guida della città di Sassari. La squadra dell'esecutivo, adesso pienamente operativa, si compone di 4 donne e 5 uomini. Valentina Ruglio. In attesa del primo consiglio comunale inaugurale fissato per lunedì 15 luglio, i nuovi assessori, 4 donne e 5 uomini, l'11 luglio hanno firmato i decreti assumendo pienamente il ruolo istituzionale e quindi pronta e operativa la nuova giunta comunale che il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, ha scelto di avere al suo fianco e che ha definito politica e di coesione, ritenendo quest'ultimo elemento di maggiore considerazione. Tutte le individualità sono rimesse al gruppo di appartenenza politica e quindi sono rimesse al patto che
che il sindaco, quindi io, ho stretto con i partiti politici. Non ci sono individualismi, c'è una correlazione tra partiti. Laddove questa non è stata virtuosa, ha prodotto effetti politici che poi si sono riversati sull'amministrazione. Quindi noi partiamo dall'accordo con i partiti per lavorare bene, amministrare bene, in un'intesa che, come dire, si deve rafforzare cammin facendo. Al Partito Democratico vanno 4 assessorati: Giuseppe Masa avrà la delega al bilancio e tributi, Maria Francesca Fantato alla pianificazione territoriale, Nicoletta Puggione alla cultura e politiche educative e Salvatore Sanna ai lavori pubblici. Lello Panu di Alleanza Verde e Sinistra curerà invece attività produttive ed edilizia privata, mentre Patrizia Mercuri del Movimento 5 Stelle si occuperà di valorizzazione del patrimonio e politica della casa. Lalla Careddu avrà la delega a servizi di coesione sociale, pari opportunità e a Massimo Rizzu, il più giovane in giunta, andrà all'assessorato alla mobilità. Completa la squadra Salvatore Daudi, futuro comune, che sarà vice sindaco con delega alla transizione ecologica. In capo al sindaco rimangono quindi le deleghe alle politiche del personale, polizia locale, avvocatura civica, affari generali e comunicazione.